Sassa, si sente, si sente. L'azione. Sentite gli uccellini, ragazzi. Si sente? Che figata. Così, sto provando le copertine per il video di oggi. Sei un attore o un'attrice alle prime armi e vuoi capire una volta per tutte qual è il segreto, il trucco per recitare bene? Sei nel video giusto. Che ti interessi di più il cinema piuttosto che il teatro o viceversa, ciò non importa perché quello che ci vuole per recitare bene non è solo il talento o la naturalezza, ma piuttosto la tecnica. Così come ci vuole tecnica nel canto, nella musica, nella pittura e in qualsiasi altro campo artistico. Tecnica, questa sconosciuta ai più nella recitazione, ma fondamentale. In precedenza ho già parlato di questo argomento nei miei video, quindi se ti va di dare un'occhiata te li lascio fra le schede. Cominciamo subito allora. Ma prima, sigla! Benvenuti o bentornati sul mio canale. Io mi chiamo Luana Locrotondo, sono un'attrice e se anche tu hai la passione per la recitazione e vuoi capire meglio come funziona questo mondo insieme a me, sei nel posto giusto. Se ancora non l'hai fatto e ti va, iscriviti al canale e per non perderti nessun nuovo contenuto, attiva la campanellina. Nel video di oggi, come avete letto nel titolo, cercheremo di capire insieme come cazzo si fa a recitare bene. Come dicevo prima, anche nella recitazione ci vuole tecnica. Ahimè, non bastano il talento e la spontaneità. Guardate il video fino alla fine perché vi svelerò un trucco bonus per avere una buona recitazione. Ma che cos'è esattamente questa tecnica? In che consiste? Ovviamente, per avere una buona tecnica è fondamentale anche l'audizione, una buona consapevolezza del corpo, dei propri strumenti, insomma, ovvero il corpo, la voce e l'immaginazione. Ad ogni modo, sia nella recitazione teatrale che in quella cinematografica, ci sono i cosiddetti metodi, ovvero tecniche di recitazione inventate da maestri nel campo per aiutare l'attore o l'attrice nella preparazione di un personaggio, di uno spettacolo o di un film. Se siete curiosi e volete saperne di più su questi metodi di recitazione, fatemelo sapere nei commenti, così preparerò un video al riguardo. Comunque, vi basti sapere che ciò su cui lavora l'attore sono le azioni. Proprio così, le azioni, non le emozioni, le azioni. Ho già detto azioni? È che ci tengo proprio a far arrivare questo concetto. Secondo la mia esperienza, quando si lavora in scena cercando di sforzarsi a far uscire una determinata emozione, può essere controproducente per l'attore. Perché? Perché può andarti bene una volta, ma poi sei in grado di riprodurre quello stesso risultato, replica dopo replica, ciak dopo ciak? Ebbene, se hai una tecnica dietro che ti sostiene, allora hai una buona possibilità di riuscirci. Altrimenti, se ti attacchi al mi è uscito così, quindi al caso, un po' come ti è uscito in quel momento, allora, buona fortuna. Devi ricordarti il processo mentale e fisico che ti ha portato a raggiungere quel risultato, ad arrivare a quella emozione. Spesso ho notato che si fa confusione fra tre cose, ovvero gesto, movimento e azione. Ci si confonde e si pensa che siano la stessa cosa, tutte e tre, perché nella vita di tutti i giorni diciamo gesto per dire azione, azione per dire gesto, come se fossero la stessa cosa, ma nella recitazione è importante distinguere queste tre cose e non fare confusione. L'azione è un verbo che l'attore o l'attrice compie scenicamente per raggiungere un determinato obiettivo per il personaggio o per la scena. Questo verbo deve essere all'infinito, per esempio cercare, scoprire, nascondere, illuminare. L'azione può essere fisica o vocale, oppure entrambe. Si possono fare azioni anche con la voce, proprio così, perché con una battuta, per esempio, puoi
accarezzare, strangolare, stringere, stritolare, scuotere, pugnalare, ferire, eccetera. Quindi l'azione deve avere un obiettivo, un conflitto, che nella vita è ciò che più evitiamo, ma nel teatro e nella recitazione è ciò che rende la storia e il personaggio più interessante, e deve avere un inizio, uno sviluppo e una fine. Poi chiaramente per ogni azione si compiono gesti, movimenti, che sono però frammenti di quell'azione, delle parti di quell'azione e non l'azione stessa. Questi gesti e movimenti richiedono anche un tempo, un ritmo. Un'azione può essere svolta velocemente o lentamente, a seconda dell'urgenza del personaggio di raggiungere quel determinato obiettivo. Quindi ricorda, gesti, movimenti e azioni non sono la stessa cosa. Poi c'è un'altra cosa da non sottovalutare nella recitazione e ti può aiutare un sacco per avere una buona interpretazione, ovvero il sottotesto. Se ci fate caso, lo utilizziamo anche nella vita di tutti i giorni. Per esempio, quando diciamo qualcosa a qualcuno e le parole non corrispondono al cosiddetto tono del messaggio. In recitazione, quello che nella vita di tutti i giorni chiamiamo tono, in realtà si chiama intenzione. Si può dire la stessa frase, ma con mille intenzioni diverse. Provateci. Per esempio, provate a dire «Ehi, ciao, come stai?» ma con il sottotesto «Ancora tu». Provateci. E poi provate a dire la stessa frase ma con un sottotesto diverso. Per esempio, «Che bello rivederti!» La consapevolezza in quest'arte, come nella vita, è molto importante, perché l'attore o l'attrice deve avere ben chiaro qual è l'obiettivo e l'intenzione del personaggio e non lasciar fare al caso, come spesso facciamo nella vita. Quando si legge un copione o una scena, bisogna capire qual è il contesto del personaggio, della storia e il background del personaggio. Cosa vuole davvero comunicare? Perché può capitare che si debba dire una determinata cosa ma pensarne un'altra. E l'attore deve avere chiaro entrambe le cose. E c'è differenza fra il dire una battuta così tanto per dire o metterci un colore, un'interpretazione, un'intenzione, quindi con un sottotesto, che sia il più coerente possibile con il personaggio e la storia che stiamo raccontando. Quando senti, perché lo senti, che una battuta la stai dicendo male, a cazzo di cane, fermati e chiediti: ho usato un sottotesto? Che pensiero c'è dietro quella battuta? E il gioco è fatto. Davvero, ragazzi, il sottotesto e le azioni ti salvano. Bene, vi avevo promesso un bonus finale, ovvero un trucco che personalmente uso ogni volta che lavoro per un nuovo progetto artistico teatrale. Divertirsi. Senti come l'ho detto bene. Può sembrare banale, ma fidatevi, per esperienza posso garantirvi che non è così scontato. Dobbiamo ricordarci perché abbiamo scelto di cominciare questo percorso, perché abbiamo iniziato a entrare in questo mondo. Cosa ti ha spinto? Cosa ti ha mosso? Perché ti piace? Perché ti fa stare bene? Una volta che hai chiaro questo passaggio, tutto il resto verrà da sé. E ricordati, che devi morire! E ricordati, il talento, la spontaneità e la naturalezza sono fondamentali per questo lavoro, però non bastano. Devono essere sostenuti dalla tecnica per fare un buon lavoro, duraturo nel tempo, con una buona consapevolezza. Sì, no, mo me lo segni proprio. Cosa significa per me recitare? Perché mi piace così tanto? Perché amo così tanto la vita che la mia non mi basta. Più vite vivo, meglio sto. Davvero amo la mia vita, però non mi basta. Mi piace mettermi nei panni dell'altro, capire cosa c'è dietro determinate azioni, pensieri. In fondo non esistono né buoni né cattivi. Esistono gli esseri umani, fatti di sogni, paure, insicurezze, con dentro un mondo pronto ad esplodere. Dipende come usiamo quel mondo e quel sole che abbiamo dentro. Bene, il video finisce qui.
Fatemi sapere nei commenti se questi consigli per l'uso vi sono stati utili per migliorare la vostra tecnica di recitazione. E vi ricordo un'ultima volta di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e di attivare la campanellina per restare aggiornati. Intanto io vi saluto e ci vediamo al prossimo video.